Carissimi amici e amiche, ho già fatto la spesa, ma per un malinteso col familiare che mi ha accompagnato, non ho preso i succhi di frutta. Ecco, pensavo che l'avesse presi lui e invece non l'ha presi, perché io mi ero avvicinata ad alcuni succhi di frutta in offerta, che però poi guardandoli bene erano piuttosto piccoli ed erano dei gusti che insomma non tanto sono graditi, non a me, perché non sono io che li bevo, io non amo i succhi di frutta. E quindi adesso ho deciso di andare a piedi al market più vicino, anche se è notte fonda e anche se si scivola ed è pieno di ghiaccio. Non so se riuscirò a parlare con voi, ecco, per confortarmi lungo la strada, che è anche solitaria. Poi di notte a quest'ora sono le 6:20, non dovrei neanche andare in giro. Comunque, vabbè, pazienza. Farò un video al buio, ecco. Ed eccomi pronta per uscire. Sono le 6:30 del pomeriggio, fuori non si vede assolutamente niente e sono pronta per uscire. Allora, io intanto la mascherina, ora me la metto, Poi mascherina e cappello non è che stia tanto bene, però cosa devo fare? No, non c'è nessuno, non c'è proprio nessuno. La mettiamo qui. Non so neanche se riuscirò a fare le riprese, perché allora, mi sa che la stavo mettendo al rovescio. C'è la neve, ora la vedrete, c'è la neve e io corro anche il rischio di scivolare, non so perché sto facendo questo video. Ecco, allora, volevo inquadrarvi il paesaggio, ma tanto lo vedrete lo stesso, sarà pieno di dislike questo video, se non guardo a terra scivolo, forse li vedete i mucchi di neve, ecco. Adesso c'è un po' più di luce più in là e vedrete di più, ecco. Sì, perché mancano i succhi di frutta e ci vogliono, ecco, qualche succo di frutta ci vuole, anche, mi servono anche per preparare qualche dolce, quello di ananas. Allora, adesso vi farò vedere il paesaggio spettrale, spettrale, ve lo faccio vedere. Vi faccio vedere in che condizioni sono capace io di andare in giro. Guardate, guardate, non so se adesso potete vedere lo scenario. E io mi avventuro. Allora, sì, la mascherina da una parte. È notte fonda, si scivola, c'è il ghiaccio. Volevo fare una diretta. Vi dico che non c'è nessuno nel giro di chilometri. Perché chi è quella sfigata che va a fare la spesa alle 6:30 del 5 di gennaio? Intanto ho messo a caricare il video dell'aspirapolvere. Non so, devo portare la mascherina. Non c'è nessuno, guardate. Guardate, no, quindi la tengo così. Allora, la tengo così. Dunque, sì, perché passa qualche vigile, qualche guardia. Allora, c'è qualcuno, no? Dunque, spero di non incontrare, non so, animali selvatici o cani randagi. Dunque, io adoro gli animali, lo sapete che li adoro. Però, di questi tempi, addirittura, scendono gli animali. Scendono. Tengo così, scendono gli animali dalle montagne, sapete? Quindi, come niente, potrebbe arrivare anche qualche cervo. Una volta nel garage l'ho visto, E vabbè, i cervi poi sono spauriti, poverini, che ghiaccio, sentite il rumore dei miei piedi. Questo maglione mi piace, è di un po' di anni fa, sta passando una macchina, anzi due macchine, bene, non sono l'unica in questo scenario desolato. Questo maglione, vedete? Ora che passano le macchine, cioè, ma cosa fa quella donna? Allora, questo maglione, vedete, che carino, no, a parte che non si vede niente, ecco adesso che non passano. L'ho preso da H&M anni fa, vedete com'è carino. Questo cappello invece col bonbon, l'ho preso dai cinesi anche questo anni fa. Dunque, quindi, stavo guardando che le mie macchinine lì, che sono già stata a fare la spesa, però non ho preso i succhi di frutta, pensavo l'avesse preso il mio familiare e invece ho detto prendi i succhi di frutta, non l'ha presi, dice ma come li devi prendere tu? E vabbè, comunque succede, no? Delle volte, a volte dimentico io stessa, Allora, meno male che ci sono un bel po' di luci, via. Allora, c'è un bel po' di luci anche se sono quasi le 7 di sera e si cammina agevolmente, poi passano le macchine, bene, pensavo di trovarmi qui da sola, no, più che altro perché poi se scivolo, se non passa nessuno, non vengo nemmeno soccorsa, invece
Invece vedo che passano le macchine. Allora, poi quando arrivo nelle vicinanze, naturalmente, del market, chiudo qui il video. Quindi dicevo, se scendono dei cani randagi, allora i cani randagi una volta me li sono trovati al fiume, stavo registrando un video. Il video, La tua vita cambia ogni 7 anni, e arrivarono questi cani randagi e io gli diedi qualcosa da mangiare, un cracker, avevo dei biscotti, e poi però mentre loro mangiavano io andai alla macchina, perché è vero. E niente, quindi stavo pensando di cosa. Stavo scivolando. Allora, di cosa potrei parlare adesso? Di no, con un freddo siamo sotto zero. Allora, siamo sotto zero. Dunque, nell'altro video ho dato dei consigli su come prendere il nuovo anno, quindi non nell'altro video, sì, in un altro video che l'ho registrato ieri, poi non era un video ma era una diretta, e appunto ho dato dei consigli. Aspettiamo che passi un'altra macchina, però carino questo bomboletto, me lo dovrei mettere. Ho dato dei consigli su come affrontare, perché si tratta di affrontare il nuovo anno, anche se degli psicologi illustri io ho adorato Raffaele Morelli, è molto bravo, e ancora adesso mi piace. E lui ha anche il suo giornale Risa Psicosomatica, che io ho comprato per tanti anni, ne avevo tantissimi numeri, poi li ho portati in cantina, l'ho comprato per anni e anni con i libri inclusi, perché la psicologia è un'altra delle mie passioni. E quindi lui diceva, guardate, perché qua vedete adesso molto 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 desolato. E qui c'è un bel cane che però abbaia sempre quando mi vede passare, perché non vede passare nessuno, poi specialmente di notte, un cane da guardia. Tant'è che una volta uscirono anche quelli dei palazzi accanto a vedere cosa stava succedendo. Io dissi: niente, sto passando di qua. Erano le 9:10 di sera, non so cosa facessi in giro. Allora, che ero nervosa, quindi ero uscita a fare un giro. Mi succedeva anni fa, Allora, qui non riesco più ad allacciare, vabbè. Allora. Dunque, quindi lui dice, o perlomeno diceva anni fa, questo psicologo molto bravo, che la vita non è un combattimento e che dobbiamo accogliere con calma quello che ci accade. E io per un po' l'ho fatto, cioè ho detto: beh, non è un combattimento, quindi sto bella tranquilla, tanto non mi fa del male nessuno, metto qui. E invece ho visto che invece, cioè, se sto lì bella passiva ad acchiappare colpi da tutti, senza manifestare intenzioni, perlomeno minacciose o di rivalsa, ecco, se mi fanno qualcosa, cioè alla fine non era possibile, non era possibile. E quindi no, su questo la vita è un combattimento. È un combattimento, però è una guerra fredda, per cui non bisogna neanche far vedere che si è irascibili o pronti a combattere. Oddio. La macchina si è ferma, scusate. Allora, è un combattimento, ma da giocare con a sangue freddo, ecco, e con mente calma. È questo. Quindi, e non è facile, non è facile. Strano che non sono ancora scivolato. Quindi è un combattimento, però, ripeto, da effettuare con lucidità. Con calma e lucidità, ecco. Bene, qui c'è un ghiaccio incredibile. Allora, dunque, il ghiaccio c'è, non lo sto inventando, c'è. Ma ci hanno buttato del sale, scusa. Allora, comunque sono quasi arrivata, meno male. Meno male, devo prendere soltanto questi succhini di frutta. Quindi niente, quindi questo, mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ecco, oltre ai consigli che vi ho dato nell'ultimo video, nella diretta che ho fatto ieri sul canale Battilanzi, abbiate cura di voi stessi e non siate troppo sensibili, a quello che dicono o fanno gli altri. Ecco, perché ognuno di noi è un mondo a sé, è vero, bello, è vero, bello, ecco, dicevo al cane, che ognuno di noi è un mondo a sé, vero? Lo dice anche lui, ecco. Quindi è un mondo a sé, che merita di essere governato come un tempio. Ognuno di noi è un tempio, in effetti. E quindi questo, ognuno di noi è una divinità. E non siate troppo suscettibili,
a quello che dicono o fanno gli altri nei vostri riguardi. Quindi questo è quello che vi posso, che posso aggiungere a quanto detto l'altro giorno. Poi, meno male, per fortuna che sono arrivata. Io dico che non so se caricherò questo video, poi li carico tutti, perché su questo canale li carico tutti. Come vengono, vengono. Ecco, io adoro questo canale, ma ormai anche Patti Lanzi diventerà così. Avete visto anche la diretta che ho fatto ieri, l'ho decisa così all'ultimo momento. Sì, avevo buttato giù 6-7 punti, per ricordare anche a me stessa gli intenti del nuovo anno. Poi li ho voluti condividere con voi. Quindi bene, da questo scenario vi saluto e vi auguro buona serata. Ah, siccome appunto non vorrei incappare in qualche multa o in qualche problema, allora io ho abbassato la mascherina soltanto quando ero completamente isolata, avete visto? Adesso sono isolata lo stesso, però sono in prossimità di un luogo abitato e quindi adesso la tengo. Ecco, io detesto avere mascherina e cappello, quindi adesso levo il cappello, anche i suoi capelli, guardate i capelli come sono diventati, va bene? Io detesto avere entrambi, o l'uno o l'altro, cavolo. Poi vi dico la verità, comincio insomma a essere un po' insofferente. Comincio un po' a essere insofferente riguardo alla mascherina, però bisogna portarla, ecco. C'è niente da fare, bisogna portarla e basta. Cioè all'inizio la trovavo quasi divertente. Adesso no, perché figuratevi, io mi metto il rossetto anche sotto la mascherina perché adoro avere le labbra idratate. E quindi ho il rossetto anche sotto la mascherina. Sporco le mascherine, ma ne uso una ogni volta. Poi queste FFP2 che costano anche abbastanza. Ho provato a lavarle, vengono benissimo, però mi chiedo se sono ugualmente efficaci. Niente, quindi adesso che sono arrivata come ripeto, in zona più frequentata, la mascherina la tengo. Benissimo, quindi vi saluto, vi saluto, ciao ciao. Scusate l'aspetto pessimo, anche il fatto che avevo già chiuso il video per due volte e adesso lo riapro. Allora, ho fatto la spesina, chiamiamola spesina, perché avevo fatto già la spesona, la Coop. Poi però per comprare questo succo di frutta, vedete, questo. Oltre a questo ho preso altre cosine che mi ci volevano. Ora ve le faccio vedere, vedete il bustone. Comunque sono arrivata a casa, per fortuna, ho preso anche questo, gran soffice motta. Che era in offerta 2,30 euro, pensate. Poi, appunto perché quando devo prendere una cosa, poi ne prendo anche altre. Allora, questo devo fare una riflessione sulla mascherina. Per questo avevo riaperto il video. Poi, visto che c'ero, ho preso anche altra roba. Queste, le fette biscottate Buitoni. C'erano quelle del Sigma in offerta, ma erano tantissime. E ta-da! Guardate, il nocino. No, 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 il nocino, scusate, il limoncello. Ero indecisa fra il nocino e questo. E poi ho preso questo, vedete? Ecco qui. E poi ho preso. Sta passando una macchina, non vorrei sembrare una pazza. Allora, ho preso due di questi, vedete? Io continuo, me ne frego. Ho preso due di questi, vedete? Due di questi. Ne ho presi due. E poi ho preso anche la pancetta affumicata. Ecco, vedete questo. Allora, bene, quindi, dunque, questa è la busta, ecco qui, e ora sono arrivata a casa praticamente. Allora, il cappello l'ho levato perché io non riesco a sopportare tutte e due, sia il cappello che la mascherina. Quindi, se sono in un posto isolato dove per metri e metri non c'è nessuno, allora, uso il cappello e respiro senza mascherina. Se invece sono in un posto frequentato, come può essere un market o qualunque altro posto, o nelle vicinanze delle case abitate, allora tolgo il cappello e tengo la mascherina. Ah, una riflessione sulla mascherina che volevo fare, arrivando gente per l'appunto, sono in un posto frequentato. Ecco, scusate i capelli, dovevo lavarmeli oggi, ma poi ho lasciato perdere. Allora, andando mi incammino verso casa, giusto per non inquadrare le persone che passano. Vedete belli gli addobbi natalizi? Che carini. Allora, volevo dire che quando metto la mascherina ho notato che gli uomini mi guardano di più perché non si vedono le rughe, si vedono solo gli occhi. Quindi approfittiamo di questo, qualche sguardo in più. Perché siamo più misteriose o perché sembriamo più giovani? Questo. E quindi, anche se. Diciamo, anche se la mascherina alla lunga diventa
diventa un obbligo forzoso e forzato che non sempre gradiamo. Prendiamola così, ecco. Anche se oramai, sinceramente, a me degli sguardi degli uomini non me ne può fregare di meno. Ne ho avuto abbastanza nella mia vita, quindi non. Infatti, i miei amici e amiche adesso sono donne e poi per quanto riguarda gli uomini vado d'accordo con i gay. Gli etero come amici non ce li ho più, non, no, ma anche se mi fanno dei complimenti gli etero, mi danno fastidio, mi danno fastidio, ecco. Bene, allora vi saluto. Sono arrivata alla mia casina, sembra di stare sulla luna, guardate. Va bene, quindi vi saluto. Scusate questo video sconclusionato, come molti di questo canale. Un bacio a tutti, ciao ciao!